Eccoci, il go live è partito. Salve a tutti, io vi do il benvenuto a questa ultima meravigliosa e scoppiettante puntata del Salotto Culturale di Andrea e Sara, edizione 2. Siamo qui per ringraziare tutti coloro che ci hanno seguito e per dare a chi vorrà partecipare a questa diretta lo spunto per parlare in diretta, per ricordare chi è venuto e quale libro è stato presentato. Io, come al solito, ringrazio tutti coloro che hanno seguito le puntate precedenti e quelli anche che stanno seguendo, quelli diciamo un po' più vecchiotte. E insomma, spero che questa nostra seconda tranche di avventura sia piaciuta e sia insomma piaciuta a sia chi è stato con noi presente e anche a chi ci ha ascoltato, che abbia fatto scoprire bellissimi libri e tantissimi autori fantastici. Quindi adesso passo la palla a Andrea che dirà alcune cosette. Sì, poi io ringrazio tutti quanti per questa serata finale che finalmente dopo 6 lunghi mesi vede, diciamo, la fine, ma non vi preoccupate perché ritorneremo molto molto presto ad ottobre, poi vi faremo sapere quando. E poi io ringrazio tutti coloro che sono stati i nostri ospiti. Però veniamo subito un attimo al dunque, prima di far entrare, diciamo, gli ospiti, io ripasso la parola a Sara per parlare un attimo dei nostri libri e poi Allora, passeremo. quindi torniamo alle origini e ricordiamo anche come è nato questo format, tra virgolette, è nato perché io e Andrea volevamo far conoscere i nostri libri. Quindi anche noi questa sera cogliamo l'occasione per far ricordare quali libri hanno dato il via a questo salotto culturale. Quindi io vi ricordo il mio Destino di Sangue, primo volume della saga di vampiri di Rebecca e Marcus, e il secondo volume, La Freccia del Diavolo, questa storia, diciamo, nata. È ambientata a Prato, che racconta di questa giovane ragazzuola Rebecca che scopre in realtà di non essere come tutti gli altri, ma di essere una creatura fantastica. Scoprirà di essere metà demone e metà umano, scoprirà anche di avere dei poteri fantastici e terribili, perché in realtà, anche se questa congrega che gli svelerà l'esistenza dei vampiri in questa città e il suo esserne la cacciatrice, in realtà lei non è solo questo, ma sarà anche la distruttrice dei vampiri contro gli umani. Essenzialmente poi questa mia saga, che insomma io ho già mandato anche il terzo volume alle Mezzalane Casa Editrice, è la storia in fin dei conti d'amore, del grande amore di questo libro, quindi dell'amore tra Rebecca, la protagonista, e il coprotagonista, il vampiro Marcus, che nel primo libro scoprirete essere il nemico, tra virgolette, della storia fino a metà più o meno. Poi in realtà si scoprirà cosa nasconde Marcos nella sua mente e nel suo cuore, con l'evoluzione dell'arrivo di cattivi, di fantasmi vari e di un passato turbolento di Marcos nella Freccia del Diavolo. Scopriremo in realtà cosa è lui veramente, e da lì nascerà quello che in realtà è la base del libro, quindi che è una grande storia d'amore. Quindi i miei minuti sono conclusi. Vai Andrea. Ok, io invece quella volta, quando era nato tutto, 1 anno e mezzo fa, della prima edizione proprio, avevo presentato, mi ricordo, questo libro, sempre prodotto dalle Mezzelane Casa Editrice, Oltre la Porta, in cui si raccontano le nuove avventure di Michele Rovito, perché è un seguito. Però, come ho detto sempre, chi è che non ha letto non ha letto il precedente, non c'è problema, perché in questo ci sono i flashback che rimandano al passato. E quindi qui troviamo Michele Rovito, 2 anni e mezzo dopo, sposato e padre di 2 gemelli, Diego e Giorgia. Diego, che è molto particolare, che è un po' come il padre, sognatore, fantasioso, amante del paranormale, e Giorgia vede le cose prima che succedano, una specie di veggente. E Michele vive tutto, il protagonista, tutto in un mondo suo. E gli capita sempre di fare i conti con imprevisti, con ricordi penosi che provengono dal passato, e gli capitano ogni volta delle varie cose. Solo alla fine si saprà, capitolo dopo capitolo, se è veramente vivo, se è morto, se sta sognando, oppure se addirittura appunto morto. Però ogni capitolo è diverso a sé. Pensi che va a finire in un modo, invece in realtà il capitolo va a finire in un altro modo. Capitolo dopo capitolo si arriva poi alla fine, e alla fine proprio si saprà tutta quanta la verità. Questo in sostanza, in breve, è quello di cui parla questo libro. Però Ok, se volete sapere anche come è nata veramente, come dicete prima, tutto quanto, abbiamo anche una pagina Facebook, ormai è nata da quasi un mese. Se non avete messo mi piace, vi invitiamo a farlo, che siamo i 1000 fogli sparsi di Andrea e Sara. E lì abbiamo cui scritto in anche questa un pagina, racconto. Andrea, ricordiamolo, da finita questa diretta di stasera, insomma, riproporremo tutte le puntate fin dalla prima edizione. Quindi anche chi è Esatto. stato con i nostri primi ospiti, gli daremo altre visualizzazioni, insomma. Dalla prima in assoluto, che eravamo solo io e lei, che abbiamo lanciato questa palla mega galattica, che ringraziamo tutti voi che ci avete accolto, che siete stati numerosi. Abbiamo fatto oltre 100 dirette, vi ringraziamo veramente tutti quanti, quindi non possiamo che esserne contenti. E poi dopo, dentro questa pagina, abbiamo messo anche un racconto dove abbiamo scritto come è nato tutto quanto. Quindi vi invito ad andarlo a leggere. Perfetto. E Quindi quindi Andrea, veniamo subito a noi.
Facciamo entrare subito, diciamo, a questo Iniziamo con punto. gli ospiti, ne abbiamo ben tre in fila, quindi state pronti, che essendo si può entrare in sei, quindi io vi faccio entrare, ora vi faccio entrare staccati un po' uno alla volta, però intanto iniziamo perché abbiamo Gian Piero Pisso, segnalazioni letterarie e Lidia Borghi, quindi andiamo in ordine come vi vedo sparsi e faccio entrare prima Gian Piero Pisso. Eccoci qua, eccolo qua. No, Ciao, diverso. ciao Andrea, salute a tutti. Salve Gian Piero, bentornato con un libro nuovo, nuovo, nuovo. Un romanzo storico. Perfetto, accendiamo questo romanzo storico. Sì, dico qualcosa veloce del libro, poi vorrei presentarvi un ospite che ho qua con me e vuole a tutti i costi salutarvi. E vuole Va salutare bene. anche Viviana. Però prima parliamo velocemente del libro. Siamo nel 250 a.C., nella Roma repubblicana, tra ribellioni, con i barbari che premono sul confine, trasgressioni, guerre, rivendicazioni e anche un console empio che sottrae un tesoro a un dio. E poi il Dio si vendicherà. Il romanzo si chiama Aurum Tolosanum, la vendetta di Apollo. Sta andando bene, spero che continui così. Copertina bellissima. È copertina di Gherardini, è l'illustratore. Sì, molto bella. Bravissimo come grafico, molto bravo. Come grafico, è un Apollo d'oro perché insomma il tesoro è appunto sono pani d'oro. Adesso vi presento l'ospite. Ok. Qua Ciao Pinocchio. dal naso un po' lungo, ma vuole salutare, ecco, si sarà sicuramente Andrea e Viviana quando arriverà. Sì, Sono qua, infatti. è figlio di un Questo è falegname. il mio ultimo sito. Infatti, è Eccolo scritto lì. con proprio. E ringrazio tanto anche io. Approfitto Umberto Napolitano per la prefazione che è molto, molto divertente. Ok. Ci abbiamo Grazie, l'ospite, gentile, bellissimo. l'ospite d'improvviso, di legno, ma molto presente. Sì, è qua, è qua, è qua. Va Ma bene. mandami la foto se la voglio tenere come ricordo. Così Ma è la parola bellissimo. Viviana. Ma poi ci sono No, ma le tante che si muovono. adesso ti svelo un segreto. Mastro Geppetto, in sbaglio, gli ha segato un braccio. Ecco perché lo tengo qui, vedi? Gli ha Vabbè. segato il braccio destro con l'accetta. Zac, vabbè. Monchetto, poverino. Va Bene, bene. perfetto. Pinocchietto Ok, Gian Monchetto, Piero, allora lo chiameremo così. io ti lascio ancora un attimo in diretta, intanto che faccio entrare il secondo ospite che è segnalazioni letterarie, Va quindi. bene, salute a tutti. Ok, ti faccio un attimo Ciao stare, poi ti faccio uscire, non ti preoccupare. Eccoci, salve. tutti, ciao amici, Alberto. eccomi qua. È un piacere riaverti Ben qui anche trovato. tu. Ci vediamo spesso, poi in realtà ecco, io ne colgo questa occasione per farvi i complimenti, per fare i complimenti a tutti i vostri ospiti e per ricordare il nostro gruppo Facebook, Segnalazioni Letterarie, che come tanti altri quest'anno è cresciuto, diciamo che ci siamo anche un po' giovati della pandemia, perché chiaramente insomma, ha fatto un po' esplodere questo fenomeno delle dirette social anche in ambito letterario. Ne abbiamo parlato diffusamente quando sono venuto ospite da voi, voi siete venuti ospiti da me, quindi ormai ci conosciamo bene. È E vero. volevo solo appunto in questa occasione ringraziare tutti gli amici che continuano a iscriversi al nostro gruppo, perché siamo aumentati, ormai siamo ampiamente sopra i 5.000 membri e continuiamo insomma ad andare avanti. Stiamo Complimenti. ancora facendo le ultime dirette e quindi amici di Sara Marino, Andrea Anselini e tutti quanti, se volete, noi siamo a vostra disposizione.
Volevo poi, ecco, segnalare, così intanto per fare un po' il vanesio, perché insomma... No, no, bisogna segnalare sempre. Quindi segnalo il mio saggio, che è un saggio accademico. Luigi Pirandello, accademico. Fermo così, un po' più verso di te, non si è visto. Esatto, così. Vediamo un po'. Oh, così, perfetto. Un saggio, appunto, il titolo è La comparseria Luigi Pirandello, accademico d'Italia. Una biografia degli ultimi anni di Pirandello condotta su materiali archivistici, e dicevo, insomma, volevo un attimino pavoneggiarmi in maniera semi scherzosa, perché comunque è un libro di taglio accademico, ma che sta avendo il suo riscontro, ha vinto anche due premi per la saggistica, il premio Casentino 2020 ex aequo per la sezione, appunto, premio Casentino ex aequo per la narrativa saggistica, assieme ha un altro libro, più recentemente ha vinto anche il primo posto nella sezione saggistica del premio internazionale Salvatore Quasimodo, quindi La comparseria Luigi Pirandello, accademico d'Italia, che tra l'altro, e gli amici di Segnalazioni Letterarie lo sanno, ha anche ispirato una pagina Facebook, Pirandello Accademico d'Italia, che è un po' la sorella maggiore, ma solo anagraficamente, del nostro gruppo. Però io adesso vorrei concludere questi ultimi secondi che mi concederete. Nel rinnovare, appunto, l'ho già fatto prima, ma ci tengo particolarmente perché sono sentimenti sinceri quelli che io esprimo, volevo rinnovare i miei ringraziamenti a tutti coloro che seguono Segnalazioni Letterarie, ma anche che seguono tutti i gruppi social, perché noi crediamo, anche voi, lo so perché vi seguo, la Segnalazioni Letterarie, lo diciamo in continuazione, crediamo nella condivisione e nella necessità di creare un network social letterario, perché quando sarà finita la pandemia, buona parte della comunicazione letteraria potrà andare anche sui social, oltre che passare attraverso i canali normali, consueti e tradizionali. Quindi Segnalazioni Letterarie, come tanti altri gruppi, è a vostra completa disposizione. Grazie Sara, grazie Andrea, io per conto mio avrei finito. Grazie, allora ti ringrazio di essere stato con noi. Grazie a voi. Anche a te do appuntamento a ottobre, perché ricordiamo, come hai appena detto, di restare comunque sempre tutti in contatto, di supportarci perennemente, perché insomma più siamo in questa cosa e meglio è. E quindi spero, insomma, che anche tu ti sia trovato bene qui con noi in queste nostre. Noi siamo proprio agli arbori, cioè noi siamo proprio dilettanti allo sbaraglio. No, ormai dopo due anni. Spero che sia successo anche a voi, insomma, quando siete venuti, certo, a assolutamente letterarie, sì. Però sì. Bene, perfetto. Allora io ti saluto, grazie di essere stato con noi, e spero la prossima volta che ci incontriamo il tuo libro possa aver aggiunto altri premi, perché ogni volta che ci vediamo c'è un premio nuovo, quindi diciamo che portate bene, allora incrociamo le dita. Grazie tanto, alla prossima. Ciao ragazzi, ciao. Perfetto, quindi adesso facciamo entrare un nuovo ospite, perché ne abbiamo altri due in fila. Adesso tocca a Lidia Borghi. Eccoti qui. Vai, eccoci Lidia. Ciao Lidia. Ci siamo già visti? Ci conosciamo. Forse in quel di Milano, mi sembra. In quel di Milano nel lontano 2019. È vero, la volta ci siamo visti di persona. Ormai mi sembra passata un'eternità. È vero, è vero. Buonasera a tutte e a tutti voi, vi porto i saluti di Alessandra Bialetti, che non può essere la coautrice di questo libro, Donne da sfogliare, che non può essere con noi perché ha una diretta, è in diretta adesso, però una diretta che aveva... No, ma l'ho detto, stasera c'è un sacco di dirette in contemporanea con noi. Più interessante dell'altro. Allora, Donne da sfogliare... Le vite singolari di due attiviste lesbiche italiane, è questo libro che praticamente voi conoscerete a memoria, ne avrete nausea. No, quella mai! Che parla di due, insomma, attiviste lesbiche, che sono Maria Laura Annibali ed Edda Billi, che hanno così firmato una parte del femminismo italiano, anche del lesbofemminismo e dell'attivismo LGBT. Ed è un libro che è un omaggio a queste due donne che hanno fatto tante cose nella loro vita
e parte di queste cose sono in questo libro, sotto forma di intervista. Molte le hanno patite, molte hanno rappresentato per loro un sollievo, come un coming out a 50 e passa anni, e dopo una vita di lesbica velata, tante cose. Questo è un libro da sfogliare, perché al contempo si sfogliano queste due donne, che no, le donne non dovrebbero essere spogliate da un punto di vista maschilista, scusate la rima involontaria, ma dovrebbero essere sfogliate perché hanno delle storie da raccontare che possono essere anche d'esempio per le nuove generazioni, perché no? Concludo facendo una segnalazione. È uscito di recente questo libricino di mio padre, eccolo qua, Ombre lungo la strada, che io ho curato. Lui aveva scritto queste poesie, questi racconti lungo la sua strada perigliosa di persona disabile, e aveva fatto stampare un po' di copie di questo libro, che non aveva mai visto la luce, e a lui rodeva parecchio che questo non fosse accaduto, perché non aveva trovato una casa editrice che credesse nel suo progetto. Beh, io ci ho creduto, lui è morto nel 2016, io grazie alle Mezzolane casa editrice posso adesso stringere questo libro, che è di mio padre, che io ho curato. C'è parte di lui, c'è la parte più negativa sotto molti punti di vista. La disabilità può avere anche dei punti, come dire, se non proprio positivi, che fanno riflettere. Ogni volta che si fa riflettere le persone, si va un pochettino più avanti. È vero, direi di sì, anche perché insomma ora in questo periodo, tra l'altro, diciamo che ne stiamo sentendo, come si suol dire, di ogni dove. Insomma, penso mi potrai dar ragione che in questi giorni abbiamo sentito di tutto, di più, da ambele, cioè veramente alcune cose da accapponare la pelle. Che ne pensi, cose, Lidia? Incredibili. Cose? Cose incredibili, veramente, da non credere. Sì, ma io non ho capito a che cosa vi riferite, scusate, ma perché io non... No, dico, parlando del tuo libro, il primo che hai, insomma, rimanendo in argomento, cioè, il periodo che parliamo un po', insomma, quello che si è sentito alla televisione, questi momenti per parlare di cose importanti, insomma. Sì, io ero rimasta a papà. E a tutti e due, puoi parlare di quello che vuoi. Ma la legge Zan è partita male proprio perché le stanno tagliando le gambe, cioè, diciamo... L'impianto del disegno di legge è importante. Che ci siano poi frange della, mi viene da dire della Chiesa Cattolica, ma forse del Vaticano, che non sono la stessa cosa, che continuano comunque imperterriti, ma da tanto tempo, non da quando c'è questo disegno di legge pronto. Insomma, questo la dice lunga sul fatto che... il potere che già si sta sgretolando di questa millenaria istituzione religiosa pare che sia l'ultima, l'unica ormai in piedi. Quindi questo la dice lunga su quanto questa istituzione stia, come dire, esalando l'ultimo respiro, cattivissima, però è così. E quindi si dimena, fa danno, ma meno di quanto potrebbe credere. Il danno che sta facendo è molto pericoloso, più che danno, è pericoloso, un danno molto pericoloso. Sì, e quindi è così, ragazze, ragazzi, donne, uomini, di buona volontà, per restare in tema, rimbocchiamoci le maniche, perché questo è un argomento importantissimo che riguarda tutte e tutti noi, non solo le persone che sono lesbiche, gay, bisessuali, transessuali, intersex, riguarda tutte le persone che vivono in questa società. Riguarda le persone, punto. Sì. Tutti, esatto. In generale, nessuno escluso. Nessuno escluso. Poi però all'atto pratico ci si sente anche un po' soli, però si va avanti lottando sempre. Come hanno fatto queste due donne, eh? E continuano a farlo. Ecco. Quindi consigliamo questo libro, consigliamo di leggerlo, di sfogliarlo apposta. Di sfogliarlo. Grazie.
Grazie davvero. Grazie a te di essere stata qui con noi, di averci dedicato i tuoi 10 minuti di questa sera. Spero anche a te, te lo dico, di rivederti di persona da qualche parte. Da qualche parte. Da qualche parte, perché ora bisogna vedere anche come organizzarsi. Quindi speriamo davvero di rincontrarci di persona come abbiamo fatto a Milano quella volta, anche se è stato tocca e fuga, però almeno la presenza. C'eravamo quella volta, infatti. Me la ricordo, sì, sì, sì. Perfetto, allora ti ringrazio, Lidia. Grazie a voi. Un bacio, ciao. Alla prossima. Ciao. Bene, perfetto, noi avanziamo, corriamo e facciamo entrare un altro ospite. Abbiamo con noi Gina Marcantonini. Eccola che sta arrivando. Vediamo se riesce, perché mi ha creato problemi. Gina? Io ti vedo. Ci senti? Tutto nero. No, io la vedo. Io vedo nero. Ah, ecco, adesso sì, la vedo. No, io la vedo benissimo. Io ti vedo, Gina. Ciao. Ho problemi di linea, non lo so perché. Capì? Mi stai vedendo la tecnologia. Sì, perché vedi, ogni tanto si blocca. Deve essere infatti, un problema di linea. Un attimo, vedo subito tutto nero, eh? Subito non la vedevo lei. La vedevo nera. No, io la vedevo, però era... Ora è bloccata, sì. Ecco, la No, è sbloccata, aspetta. Pare che va. No. Ancora bloccata. No, adesso pare che ha ripreso a andare. No, io la vedo. Gina, prova a parlare, parla. Tu parla. No, è Rita, collegata con tre dispositivi, di tre non ne funziona uno. Adesso ci sei, ferma. Sono collegata col PC. Rimani così che va bene. Vai, noi ti sentiamo. Forse. Allora, questo, se si vede, non riesco. Aspetta, ti sei spostata la telecamera pure. Sì, disastro. Oggi proprio non ne vuole sapere. Allora, questo qui è... Ecco, ferma così che perfetto, va bene. Ok, la copertina delle mie fiabe. Sì. Ok. E niente, è una collana di 9 fiabe. Che adatta ai bambini fino ai 4 anni, però in realtà anche per le prime letture è adattissima, perché sono tutti temi che ai bambini piacciono molto, sono gli animali che parlano, che raccontano le proprie storie. In ogni fiaba c'è comunque sia una morale, un insegnamento, e il libro è corredato di immagini dolcissime fatte da una persona che è incredibile, e alla fine del libro ci sono le stesse immagini in bianco e nero da poter colorare per i più piccoli proprio. Inoltre io ogni volta che esce un libro faccio un concorso proprio per i più piccoli, un concorso gratuito ovviamente, che si chiama Colora una favola, in cui i bambini vincono un piccolo premio a secondo insomma di quello che mi viene in mente. Questa volta sono in palio dei segnalibri, delle grafiche in realtà dei segnalibri, e oggi è l'ultimo giorno per votare, domani eleggerò il vincitore e poi a luglio ne farò un altro, visto che sono usciti fuori la possibilità di fare altri premi con un'amica, sempre con la stessa illustratrice che ha fatto il libro dall'altro, e quindi a luglio ne farò un altro e vediamo, insomma, ci sarà un'altra premiazione. Ok, perfetto. Quindi intanto che insomma qualche minuto in più possiamo sfruttarlo, come è nato questo libro? È nato per caso, perché allora, innanzitutto io utilizzo le fiabe come metodo educativo. L'ho sperimentato con i miei figli quando erano piccoli e poi ho visto che funzionava e l'ho continuato a utilizzare per i bimbi a cui faccio la tata. Perché i bambini vedo che hanno bisogno più che di imposizioni, di esempi. E nelle fiabe ci sono i personaggi che spiegano, in qualche maniera mostrano come ci si comporta, quali sono i valori importanti della vita, quali sono le cose giuste, quali sono le cose sbagliate, perché poi la cosa più importante che va insegnato
in questa società, soprattutto in questa società che è così carente di valori. Però ecco, le imposizioni io l'ho viste sempre come un errore, secondo me, anche verso me stessa, no? Io ho avuto tante imposizioni, ma le cose le capivo meglio con l'esempio che con le imposizioni, e quindi ho riportato la mia esperienza personale, ho sperimentato sui miei figli altri metodi educativi che vedo, ho visto che hanno funzionato molto di più. Le cose sono, ci mettono un attimino di più forse ad entrare in testa, però poi dopo rimangono, capito? Non vengono viste come il nemico, perché poi alla fine, quando uno riceve un obbligo, è il momento che proprio quella cosa non la fai per puntiglio. E niente, poi dopo queste in particolare di fiabe sono nate per accompagnare delle lampade che io facevo riciclando la plastica e lavorando all'uncinetto, e quando ho visto che quelle due o tre paginette che avevo buttato giù in realtà non funzionavano, in realtà l'ho corretta e l'ho ampliata, e poi ho conosciuto quella, no, veramente la conoscevo già, ho rivisto la mia illustratrice preferita che ha fatto queste immagini bellissime. E quando ho presentato il libro alla casa editrice, se ne sono innamorati anche loro, quindi hanno deciso di tenerli. E eccoci qua, è arrivato Ok, perfetto. adesso il Allora, momento, l'ultimo diciamo giorno. se vuoi ricordare i tuoi contatti anche per il concorso, anche se scade oggi, però almeno hai detto che comunque ne farai anche altre, almeno se ti possono trovare, dove ti possono trovare? Allora, c'è la pagina sia Facebook che Instagram, Volare sulle ali di un libro. Omonimo è anche il sito, quindi www.volaresulleali.com. Lì vedono tutti quanti i miei libri vecchi passati e anche le ricerche per i libri futuri. E ci sono anche tutte quante le pagine dedicate a questi concorsi che periodicamente pubblico. Se seguono la mia pagina, sicuramente lì gli arriva la notifica, quindi io quando al momento non faccio altro che pubblicare perché così Ok, arrivano. perfetto. Almeno chi vuole trovarti, insomma, abbiamo detto come riescono a Sì, rintracciarti. sì. Bene, perfetto. Quindi io adoro i libri con le fiabe, mi piacciono tanto, anche se ormai sono un po' stantia, ma le fiabe mi piacciono comunque. Quindi Guarda, le spero fiabe che non la... questo libro io pure ti possa le piacere. Quindi anche qui carta e leggo. penna segnate e comprate. Bene, Gina, allora io ti ringrazio di essere stata qui con noi anche con problemi tecnici, ma ce l'abbiamo fatta. Ci siamo riusciti alla grande. Ce l'abbiamo Sì, fatta. infatti, alla fine abbiamo vinto Perfetto. noi. Abbiamo vinto noi. Allora, anche a te ti do appuntamento, se vorrai, alla prossima edizione. Ci spero anche con te. Prima o poi ci potremo vedere in qualche fiera. Bene, Sì, ci sarò sicuramente. perfetto. Ok, Ti ringrazio. Ciao, grazie, Gina. Ciao. 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 Bene, Andrea. Allora, siamo rimasti soli, solette. Non c'è più nessuno. Io, tra l'altro, dato che abbiamo ancora in linea segnalazioni letterarie, volevo chiedergli se prima avevamo dato anche a lui tutti i contatti, perché se no ti faccio rientrare e ricordiamo dove Lo poter trovare facciamo entrare, meglio te e tutti gli altri. Lo faccio lo rientrare, tanto insomma, furia, non ne facciamo abbiamo. entrare. Sì. Facciamo le cose per bene e precise. Sì. Tanto abbiamo spazio per tutti stasera. Sì. Intanto stasera è una serata così, giusto No, per vabbè, ringraziare diciamo che e dare le ultime news. rispetto a, per quanto riguarda i nostri contatti, vabbè, io sono poi Alberto Raffaelli. Perché la gente mi conosce sui social magari come segnalazioni letterarie, perché metto come sottotitolo sempre appunto quello del gruppo, in quanto il gruppo è molto più importante di me. E quindi il mio libro, La comparseria Luigi Pirandello Accademico d'Italia, è un libro di Alberto Raffaelli, e invece tornando al gruppo, segnalazioni letterarie è un gruppo Facebook. Quindi ci trovate su Facebook e ho dimenticato però prima di dire, quindi vi ringrazio di avermi fatto rientrare, che è gemellato con il progetto delle arene letterarie ideate da Michela Tanfoglio, che è un progetto che mira a dare delle pagine Facebook per molte città italiane. Per ora ne sono attive, se non sbaglio, 5, e in queste pagine il progetto è quello di inserire contenuti culturali, ma magari anche non solo, perché essendo arene letterarie, sì, si occuperanno di letteratura, ma anche magari di argomenti civici o magari di argomenti che riguardano le realtà locali, perché appunto il progetto è quello di fare arene letterarie per tante città italiane, e
E io coamministro la pagina Facebook di Arena Letteraria Roma, dove infatti vengono quasi sempre messe in diretta, grazie a StreamYard, le dirette che poi facciamo in contemporanea da segnalazioni letterarie. Per cui le dirette vanno sempre su segnalazioni letterarie e su Arena Letteraria Roma, ma il progetto è quello di far crescere ancora di più questo network delle arene letterarie, che a sua volta poi si dovrebbe inserire in questo network dei gruppi letterari per questa nuova forma, speriamo sempre più gigantesca, di comunicazione letteraria via social. Quindi ci trovate su segnalazioni letterarie. Ormai vedo che anche se andate su Google e cliccate segnalazioni letterarie, appare subito, quasi subito, il nostro gruppo. Vi Quindi stiamo rimanda direttamente lì. sì. Ok, perfetto. Quindi sono contenta, insomma, di aver approfondito questa cosa, perché sì, questa era una cosa importante da dire, perché teniamo Certo. l'attenzione. Perfetto. Ok, allora adesso ti faccio riuscire definitivamente. Va bene, io vi ringrazio di tanto, vuoi tornare? Alla prossima. Prossima, grazie. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Bene, Andrea, siamo rimasti di nuovo noi due soli soletti. E Io c'è tra Stefano l'altro. Cirio che sta scrivendo che ci vede, che si vede in attesa. Ce l'abbiamo? No, non c'ho nessuno in attesa, siamo solo io e Il ha te. Non scritto so che dov'è. anche io in attesa. Non so cosa sta. Dov'è in attesa? Ha sbagliato Infatti, non fermata. so, Cos'è? perché, ma, infatti ce l'ho qui che ci sta scrivendo, che sta cliccando sul link, che dice che ha fatto tutto, io ho detto di seguire le indicazioni, però è in attesa. In attesa di che? Infatti, ha scritto io mi vedo in attesa. Non te lo so dire, no, ci siamo solo noi due. Era sparito segnalazione letteraria, adesso è riapparso, non si sa perché. Però io non ho nessuno in attesa, quindi secondo me ha cliccato da un'altra parte. Boh, io il link è quello Subito. giusto. Il link gli è Anzi, quello. poi. Io Sì, non ho infatti. nessuno, siamo solo noi due e segnalazione letteraria che ci sta seguendo comunque, quindi non c'è Sì. nessun altro. Non te lo so dire. Sì, Comunque, dato che nell'attesa vediamo se arriva qualcuno, se no, insomma, chiudiamo anche noi prima, anche se parlottiamo ancora un po' tra di noi. Io volevo ricordare che sabato prossimo, 3 luglio, avremo una forte presenza dei libri delle Mezzalane Case Editrice. Casa editrice a Monza, al Living Green Book Fest. Questo è un appuntamento, uno dei tanti nuovi e ultimi appuntamenti, insomma, che grazie a Dio le fiere sono ricominciate. Quindi chi vuole trovare i nostri libri, parlando delle Mezzalane Case Editrice, ci potrà trovare noi, cioè no, noi no, perché insomma io sono un po' lontanina, mi sa anche tu non ci sarai a Monza, Andre. No. No, però insomma chi è nelle vicinanze. Forse mi pare, aspetta, forse Giampiero Pisso, lui forse sarà presente a quel di Monza. Vediamo un po' Giampiero lui. Pisso, bentornato tra Sono noi. qua, sono Tu qua, sono sarai qua. presente a quel di Monza? Sì, 3 luglio. 3 luglio, Certo. esatto, infatti ho ricordato questo appuntamento perché insomma le fiere, bisogna dare spazio alle fiere che grazie a Dio stanno ricominciando. Perché stanno ricominciando, bisogna approfittare. Quindi Giampiero, chi verrà allo stand delle Mezzalane Case Editrice ti troverà. Dunque, ci sono due banchetti, se ho capito bene. Ah, ecco. Uno tenuto da Renato, Ah, ecco. Renato Ghezzi e Eufemia. L'altro, lo stand, il banco Mezzelane, sarà tenuto da Federica Suvero, perché Rita è impegnata a Napoli con Con una lo tesi. stand i libri di pensieri, Esatto. hai ragione, è vero. Però Il insomma, si trova negozio qui. di Federica, che diventerà presto, o è già diventato, una libreria, quindi potrà ospitare molti dei nostri libri, quindi si potrà entrare, prendere qualche regalo per altre cose, e volendo si potrà dare un'occhiata ai libri esposti, magari comprarne anche qualcuno. Curano Certo. Milanino. Una Perfetto. bellissima iniziativa, una bellissima idea. Quindi Sì. abbiamo ricordato anche questa cosa. Bene, perfetto. Quindi Giampiero, ormai che ci siamo e che tra un po' Puoi a insomma te dove chiudiamo. trovarci. Se la gente ti deve trovare, dove ti può trovare? Anche a te non l'ho chiesto prima. Se vuole trovarti e trovare i tuoi libri, dove? Trovare i miei libri? Sì. Sì, sia ai libri che a te. Negozio Le Mezzelane, prima opzione, seconda opzione Amazon o anche
la Feltrinelli online, Mondadori online, Ibis, tutti i social che vendono libri. Oppure, terza opzione, entrano in una libreria, danno il nome, il titolo del libro e del distributore delle Mezzelane, Libro Co. Italia. Ci vorrà qualche giorno per farlo affinché arrivi, però lo possono avere. Ok, perfetto. Bene, Giampiero, quindi adesso anche a te, allora ti saluto definitivamente. Grazie per aver Perfetto. partecipato a questa serata un po' particolare, ma era giusto per ringraziare chi è stato con noi. Mostriamo il libro, ah no, mostriamo Pinocchio. Fino a che mostriamo Pinocchio che va. Vanno in paese dei balocchi. Mostriamo anche il libro, ecco, bene, perfetto. Libro storico. Io volevo dire una cosa brevissimamente che non ho detto prima. Prima ho parlato di Pinocchio. Vai, Ci può tanto più? ci siamo, di cui. Vai, tanto vai, Eh? A meno che non ci sia vai. qualcuno, c'è qualcuno in attesa. Eh? No, Allora, questo libro non parla solo di ribellioni, di guerre, di rivendicazioni. La trama è molto varia. Parla anche di un fatto sociale. Nel 200 a.C. la società romana stava cambiando, stava mutando leggermente. Fino ad allora il maschio, il padre, il fidanzato o il marito esercitava sulla donna un'oppressione pazzesca. Basta ricordare che con il ripudio vade foras, res tua stibi abeto, va via, riprenditi quello che è tuo, il maschio liquidava la donna in 10 secondi con questo fogliettino. I figli restavano lui perché il pater familias aveva il potere di vita o di Esatto. morte sui figli, e ecco, lì si cominciava a cambiare qualcosa nella società romana. Ecco, volevo dire questo perché è un romanzo storico, ma ci sono anche agganci a molti temi che con le guerre, con i barbari e con altre storie ha poco a che vedere. Diciamo, penso sia un libro abbastanza completo. Ci tenevo a Bene, dire perfetto. Allora questo. ti saluto e abbiamo una nuova ospite che è Stefania Sughero, quindi farò entrare immediatamente, almeno ci colleghiamo con Monza anche con lei. Benissimo, l'abbiamo Perfetto, grazie eliminata. Gian Piero, alla prossima. Grazie a voi, ciao. Allora Ciao. saluto Gian Ciao, Piero, faccio entrare salutare tutti Stefania. Stefania. Eccoci, buonasera, Wow, ce l'abbiamo fatta. Eh sì. ciao. Io un po' ho accennato e l'ho buttata lì di Monza, però vai tu, vai. Spiegaci meglio questa cosa a chi ci sta guardando. Ce l'abbiamo fatta. Eh sì. Mi senti, vero Stefania? Sì, ve la spiego. Vai. Vabbè, intanto mi sentite? Perché Sì, io ti mi sento sentiamo. tutto ritornato. Ah, sì, io ti sento. Niente, allora, abbiamo questa. Mamma mia, io. Stefania, vai, ti sentiamo e ti vediamo bene. Allora, ho avuto questa iniziativa, questa idea di allargare la mia attività a una piccola libreria. Una libreria. Ah, benissimo. Praticamente è questo, questa nuova, vediamo, Bogo. Ecco, che è un nuovo spazio per la lettura. Qui presenteremo degli autori nuovi, emergenti o già emersi, daremo lo spazio alle presentazioni. Poi abbiamo intenzione di fare dei corsi con Renato Ghezzi come insegnante e poi faremo degli aperitivi, dei caffè letterari per riunire tutte le persone che sono interessate a questo tipo di cosa. E per ora sono tante. Complimenti per l'iniziativa, molto bella, molto interessante. Mi pare un'ottima iniziativa. Io penso che adesso parteciperemo a questo Monza Book Festival come sponsor. Io non so perché vi sento 3 volte, però vabbè.
E nello stand porteremo i libri delle mezzelane, porteremo i libri delle mezzelane, ci verranno a trovare degli autori, ospiteremo Eufemia Grifo, Renato Ghezzi, Giampiero Pisso, tutti quelli che vorranno venire. Io Va bene Stefano, va bene, abbiamo detto insomma quello che dovevamo dire. Credo che ci sia un ritorno di voce per quello che ho detto terribile. male. Non ti Terribile. preoccupare, abbiamo detto l'essenziale, quindi ti faccio uscire, poi semmai Andrea se li scrivi gli dici che comunque noi abbiamo sentito tutto benissimo Sì. e Se andate. vuole entrare, sì, dopo glielo dico. Ok. Oh, perfetto. Ok, grazie, Allora grazie di Stefania, tutto. ti salutiamo, grazie a te. Ciao. Ciao, ciao, ciao. 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 Bene, perfetto. Internet, come al solito, ogni tanto non ci aiuta, ma non ci possiamo fare niente. Purtroppo ogni tanto capitano queste cose. No, infatti. Ok, perfetto. Quindi, insomma, siamo quasi vicini alla fine, quindi adesso non c'è più nessuno in attesa, quindi rimaniamo solo noi due, quindi diamo giusto alcune news, ultime news Io lancio la dell'ambiente. palla a te per dare una news intanto a chi ci sta guardando. La news della nostra pagina che abbiamo creato, i 1000 fogli sparsi. Io ricordo questa nascita di questa pagina dove noi vogliamo, diciamo, confluire lì tutto ciò che abbiamo fatto. Quindi in questa pagina daremo spazio anche a tutti gli autori che sono stati con noi per rimanere comunque sempre in contatto e mostrare sempre i video in cui sono stati presenti, perché sennò col tempo si sa tutto ciò che va nel dimenticatoio. Invece, insomma, ricominceremo da lì, dalle prime edizioni, dalle prime puntate, quindi chi ci sta seguendo si ritroverà taggato o segnato da qualche parte perché vi stiamo rimostrando la puntata a cui avete partecipato. E in attesa delle nuove, che però andremo tutti in ferie perché ne abbiamo estremamente bisogno, credo, io tanto. Quindi Infatti, dopo 3 mesi, direi dopo tantissime puntate. ho bisogno di ferie assolutamente. E quindi diciamo che insomma, no, ma non tanto per le puntate, che proprio credo che dopo quest'anno un po' tutti abbiamo, anche se uno non va da nessuna parte, proprio ha bisogno di staccare dalla sua quotidianità che è stata molto Molto complicata, ristretta, molto limitata, a uscire un po', complicata, perché diciamo, chi ha lavorato comunque ha da lavorato in quello che sono situazioni stato abituato a stare. complicate, chi non ha lavorato ancora peggio, quindi insomma ci vuole un po' di stacco mentale e quindi insomma ci rivedremo come abbiamo detto a ottobre, non sappiamo ancora bene quando, ma ci rivedremo a ottobre. Allora, prima di salutarvi e lasciare poi la parola ad Andrea, io volevo ricordare anche insomma che noi come autori, io prima poi lo dirà anche Andrea, spero prossimamente che possiate leggere altro di noi. Andrea, vabbè, ha il nuovo libro che è uscito ultimamente, io ne ho altri in attesa della casa editrice, quindi spero che con la terza edizione avremo anche le puntate solitarie per noi e come al solito faremo anche scambi con altre pagine, perché noi andiamo ad altre pagine verranno da noi e questa cosa mi piace tantissimo. Perché insomma la mia libreria, come ho detto, in questo periodo è cresciuta tantissimo perché molti libri bellissimi sono stati scoperti da me e molti autori fantastici sono stati, cioè ci siamo incontrati con molti autori, tra cui io ricordo sempre che con alcuni è nata anche una bellissima amicizia per ora virtuale che spero in un futuro diventare reale, che ci incontreremo. Quindi Andrea, passo a te la palla per i saluti. Sì, poi io uguale, infatti poi ho nuovi progetti come te con la stessa casa editrice, a parte questo di Pinocchio, ho altri 5 libri che ho mandato alla casa editrice, altri ne sto scrivendo, quindi sono in piena attività, tra cui, lo diciamo pure, abbiamo anche un libro insieme che stiamo scrivendo, sia io e Sara, così tanto Prima o per fare un poi po' vedrà la le luce perché prime è il cose mio della primo luce. quattro mani, quindi io sono un po' in ritardo su questa cosa. È ancora work in progress, però vi piacerà moltissimo, ne siamo molto molto sicuri. Nel frattempo, se volete leggere, abbiamo preso parte a diverse antologie, di cui alcune anche benefiche, con dei racconti nostri. Però, se intanto volete, visto che parliamo di racconti, vi invito ad andare su un sito che si chiama Eccoci Store, che sarebbe un sito organizzato da Prometeo Extra. E dentro questo sito c'è un racconto che abbiamo scritto sempre io e Sara, che si chiama Green 79. Avete ancora tempo, circa 2 settimane per votarlo. Più ci votate, e più avremo possibilità di accedere alla finale. Quindi, se non l'avete fatto, andate a leggere questo racconto. E se vi è piaciuto lasciateci 5 stelle che ci fa molto molto piacere. Vabbè, anche se sono Incrociamo quattro le dello dita e stesso. speriamo bene.
Sì, no, tra l'altro vorrei ricordare che questo concorso è stato creato dalla società di Estra Energia, che tra l'altro è di Prato, quindi io tra virgolette giocherei in casa e ho trascinato Andrea Io prendo un con altro me. oggetto che quest'altro. Infatti, quindi l'ho trascinato qui a casa, quindi insomma se e mai entreremo nei finalisti, insomma non si saprà mai fino alla fine, ci sta che è l'occasione giusta per incontrare Andrea Comprato, quindi fisicamente potrebbe venire qui alle premiazioni o anche solo a vedere la finale, anche se non arriviamo. Ritorno, ritorno, non ti preoccupare che torno. Va E bene, andiamo a quindi vedere. Andrea io direi che possiamo salutare. Non ho capito. Se non c'è nessun altro, sì, a questo punto sì. Sì, no, no, sì, siamo solsoletti, quindi direi che io, come al solito, ringrazio tutti coloro che ci hanno seguito. Spero vi siate divertiti, spero che abbiate scoperto bellissimi libri. Come al solito, io ricordo che le recensioni a noi autori fanno piacere, quindi se volete lasciatecele. E se nelle librerie vi dicono che qualsiasi libro distribuito da un distributore, insomma, che li sappiamo, ormai li conosciamo tutti, non si può, perché non si può, non esiste, voi insistete che in realtà i libri nelle librerie, anche delle piccole case editrice, possono essere ordinati. Quindi facciamo valere anche questa forza, tutti insieme ce la faremo. Esatto, e poi oltretutto, come hai detto, sì, tanto ritorniamo poi adesso a ottobre, poi vi faremo sapere tutto quanto, quindi avremo, diciamo, dei nuovi ospiti pure che già alcuni si sono segnati, quindi se altri che ci sta guardando proprio, se si vuole segnare, si segni pure. Ci fate sapere nella sala e riprendiamo la prenotazione, poi vi diremo quando toccherà a voi. Sì, lo Mandateci come faremo. sempre la sinossi del libro, la copertina e una vostra fotografia per la locandina. Le solite cose che abbiamo chiesto. E diciamo la nuova edizione sarà molto più particolare, poi saprete tutto quando ricominceremo. Quindi aspettate circa 4-5 mesi e ne saprete di più. Ci ricarichiamo le pile, insomma, ricarichiamo anche noi le nostre pile. Perfetto, va bene Andrea. Quindi io direi di salutare tutti, ringraziamo tutti e per l'ultima volta in diretta. Lo diciamo insieme? Vai. Insieme, uno, due, tre, fatti Fatti, ti bene. cavi. Ciao a tutti. Ciao a tutti, grazie di essere stati con Aspetta, noi. aspetta, non staccare, aspetta, non spegnere. Ok. Ringraziamo pure tutti coloro che non sono potuti venire qui questa sera, perché alcuni l'hanno detto che purtroppo per impegno non potranno essere presenti, però comunque li ringraziamo lo Ho stesso. ringraziato tutti i 48 autori che sono stati con noi. Sì, è posta, e ne aspetteremo altrettanti se vorranno tornare per la nuova edizione. Bene, perfetto. Bene, buona Grazie serata a tutti. a tutti. Ciao ciao.